Direttore Ciro Casaburi, artefice di quest'altra corazzata qui alla Salerno Cup, obiettivo quarti di finale raggiunto pur soffrendo. Eh sì, è stata una bella partita. Sapevamo che questa era una buona squadra di calcetto, quindi abbiamo sofferto e alla fine ce l'abbiamo fatta. Fortunatamente ci è andata bene. Come riesce ad allestire sempre questi Dream Team con anche giocatori di Lega Pro, Serie D? Davide, tu lo sai, io ho rapporti buoni con tutti quanti, li faccio per bene. Quando li chiamo, i ragazzi, diciamo che parecchi ragazzi, io ogni anno gli do anche squadre, gli do una mano, soprattutto gli under. Niente, anche quest'anno pure è stata una bella cosa mettere insieme i soliti che mettono pure a giardini degli dèi. Sono contento che andiamo avanti nel torneo e spero di arrivare fino alla finale. L'obiettivo era questo. E riuscire a sfatare la sfortunata sconfitta dell'anno scorso proprio Sì, all'altro torneo. l'anno scorso ci è andata male, ma pure quest'anno avevamo un organico abbastanza importante, siamo usciti. Vabbè, sono partite, capita, succede, però l'importante è andare avanti e crederci fino alla fine. In bocca al lupo. Crepi, crepi. Siamo con Alfonso Vigilante alias Zizou Zidane qui alla Salernum Cup. Vittoria sofferta per Rete Solidale che conquista i quarti. Sì, diciamo che la partita è stata durissima, abbiamo fatto il possibile, ci siamo riusciti anche senza meritare, solo il pareggio era il risultato più giusto. Una partita da supplementari questa. Sicuramente, sicuramente. Grande umiltà, onestà, però diciamo la qualificazione ormai ottenuta e vi giocate le vostre carte fino alla fine. Eh sì, adesso è arrivato il momento di far vedere quello che sappiamo fare e non possiamo più sbagliare. In bocca al lupo. Siamo con Osvaldo Gallucci, mister dirigente di questa Edil Casa che ha sfiorato un'altra impresa, ma il vostro torneo l'avete vinto. Squadra giovane, sbarazzina, gioca bene, quest'oggi un poco sfortunati e qualche assenza di troppo. Come detto bene, il nostro torneo l'abbiamo vinto qualificandoci come prima, però per differenza di rete abbiamo fatto secondo posto. Una squadra di ragazzi giovani interessanti che è la prima volta che ci mettono al calcetto, che il gioco del calcetto è diverso dal calcio. Oggi purtroppo siamo stati sfortunati, però assenze come Rodia, come Pacillo, non è che Hanno pesato. hanno pesato sì, ma alla fine comunque i ragazzi hanno giocato bene. Peccato, peccato, perché alla fine per un non niente comunque abbiamo perso una partita non tanto facile, però per come abbiamo giocato, secondo me qualcosa in più la potevamo meritare. Ma sono soddisfatto che i ragazzi hanno fatto già un'impresa. Passare anche stasera sarebbe stata un'ulteriore impresa, quindi sarebbe stata veramente una cosa al di là delle previsioni. Sono contento più per loro, perché alla fine io l'ho visto, li vedo crescere, perché comunque sono stato un anno con loro, sono cresciuti tantissimi ragazzi, hanno dimostrato comunque il loro valore che secondo me in prospettiva potrà essere ancora maggiore nella crescita a venire come calciatori. Da attento osservatore e conoscitore di calcio, chi è la favorita per questo torneo? Ti direi, per come giocano il calcetto, inteso come calcetto, l'Anse. Però per la struttura che hanno squadre come il Giardino degli Dei, squadre come The Clan Tavern e squadre come il Bar delle Rose, strutture con caratura di giocatori anche di categorie superiori, parliamo anche di non solo di eccellenza e promozione, ma anche persone che sono interregionale. Però bisogna vedere, confrontarsi con chi gioca al calcetto e chi gioca al calcio sarà bello da vedere. Quindi diciamo, non si può mai sapere, perché anche prima è stata una vittoria sofferta della squadra Bar delle Rose, avendo a disposizione giocatori di alto livello. Quindi vedremo, l'importante è che alla fine vince sempre il migliore, ma nel calcetto a volte non vince il migliore, vince chi è più fortunato nelle circostanze e nelle minime occasioni. Perfetto, allora buon proseguimento con la Salernum Cup.